appunto questo aspetto. Un'altra osservazione di questo documento riguarda gli impalcati, la differenza fra gli impalcati rigidi e gli impalcati deformabili. Molti programmi presentano la possibilità di definire una rigidezza parziale dell'impalcato come un'opportunità importante. Noi non siamo stati di questa avviso, abbiamo preferito mantenere due estremi, cioè l'impalcato infinitamente rigido e l'impalcato infinitamente deformabile, perché è molto difficile stabilire la rigidezza alle azioni orizzontali dell'impalcato quando siamo di fronte ad un solaio esistente delle più svariate tipologie. E quindi lavorare fra i due estremi è in fondo il modo migliore di inquadrare la risposta, e così anche dice questo documento. Ora, è chiaro che poi nell'ambito dell'impalcato completamente rigido o completamente deformabile sono possibili varie altre opzioni che PCE ha da sempre disponibili. Cioè, il fatto per esempio che se un impalcato è tutto rigido eccetto poche parti, si può svincolare le masse nodali della parte non rigida dal riferimento al nodo master, e quindi questo descrive correttamente l'assetto dell'impalcato stesso. Oppure, in un impalcato prevalentemente deformabile, una zona magari è stata irrigidita per un intervento legato a una soletta in calcestruzzo magari eseguita negli anni passati, è possibile dare una qualifica di irrigidimento solo a questa zona, mantenendo lo schema di impalcato deformabile. Molte altre sono poi possibilità offerte da PCE, cioè non è necessario che gli impalcati siano tutti deformabili o tutti rigidi a tutti i piani. Classico è il caso in cui abbiamo il tetto come impalcato deformabile, perché magari è un tetto in legno, mentre i piani intermedi sono impalcati rigidi. Quindi questo è normalmente possibile da sempre. E ci preme anche osservare un punto importante, cioè nel caso dell'impalcato deformabile il documento evidenzia il problema della definizione del punto di controllo per l'analisi statica non lineare. Questo punto di controllo è quando il piano è rigido e normalmente il nodo master, cioè il centro di massa del piano stesso, diventa un punto interrogativo quando invece il piano è deformabile, cioè quando abbiamo tutte le masse nodali. Tant'è vero che il documento dice che la scelta del punto di controllo, cioè andarlo a cercare fisicamente fra una di queste masse, individuandolo con una serie appunto di massa del piano di sommità, può condurre a risultati molto diversi. Infatti è vero, a seconda di quale punto di controllo si scelga, il diagramma si ottiene in modo diverso. Però in PCE abbiamo seguito un'altra via che appare quella più logica, cioè fare sempre riferimento al centro di massa, che sostanzialmente resta il punto dove possono essere concentrate le azioni sismiche in un impalcato qualsiasi. Ecco, nel caso dell'impalcato deformabile, dove le masse nodali sono tante, è comunque possibile definire ovviamente il centro di massa e valutare lo spostamento del centro di massa rispetto alla posizione indeformata iniziale, costruendo così in questo modo un diagramma che ancora una volta, in modo del tutto analogo all'impalcato rigido, si riferisce al centro di massa. Questo sistema è quello che è stato adottato da sempre nel software PCE e sostanzialmente è del tutto coerente col fatto che il riferimento appunto per la costruzione della curva pushover venga fatto al centro di massa. Questo rende tra l'altro il risultato indipendente da una opzionale scelta su un nodo qualsiasi, perché ovviamente il centro di massa resta univocamente definito. Ecco, molti altri aspetti sono trattati nel documento, per esempio la questione se lo stato limite ultimo sia uno stato limite di salvaguardia della vita oppure lo stato limite di collasso, la questione dell'intonaco armato, anche su questo conviene spendere una parola, in quanto PCE da sempre permette di definire l'intonaco armato indipendentemente dalle iniezioni con dei check che qualificano i singoli elementi, quindi non vi è nessuna postazione predefinita che coinvolga tutto l'edificio, si può andare a descrivere localmente l'intervento che si fa. E qualora la combinazione di questi interventi non porti a un valore di materiali, un valore diciamo sulle caratteristiche meccaniche di resistenza dei materiali che si ritengano pertinenti, si può sempre definire un materiale apposito per fare in modo che questo risponda alla realtà della situazione nel modo migliore possibile. Quindi direi che quelle che sono le osservazioni sull'utilizzo critico della combinazione dei coefficienti che avviene in certi software in PCE non costituisce affatto un problema. In definitiva, insomma, ho volentieri presentato questo excursus relativo a questo documento, che peraltro
va riconosciuto come molto interessante, perché questo convalida le scelte che abbiamo fatto sul PCE da tanti anni, cioè quello di lavorare a fondo nei contenuti, che ci ha permesso a questo punto anche di ritrovarci pienamente in linea con quello che è un documento importante, cioè una valutazione dei progetti, delle centinaia se non migliaia di progetti che sono state già fatti e sono comunque in corso di esame da parte degli organi di controllo appunto nella regione Abruzzo. Ecco, come postilla finale va detto che ciò non toglie il fatto che anche PCE ambisca a migliorare le parti dove questo può essere migliorato. È il lavoro che stiamo facendo, siamo molto contenti del punto a cui siamo arrivati e speriamo entro un tempo non molto lungo di presentare alcuni primi risultati. La nuova interfaccia si presenterà molto valida e potrà permettere, partendo da questa base analitica che è stata confortata anche dal confronto con questo documento, di dare un prodotto che si presenti a questo punto il più completo possibile anche come agevolazione per la parte di inserimento dati. Bene, a conclusione di questo incontro un'ultima osservazione. Abbiamo ricevuto una segnalazione oggi su un'iniziativa della rivista Ingegneria Sismica che volentieri presentiamo anche in questo il mio intervento video. Ecco, se vi collegate al sito che è www.ingegneriasismica.org avrete la possibilità di scaricare in maniera gratuita il primo numero del 2012. Ingegneria Sismica è una rivista molto prestigiosa diretta dal dottor ingegner Fausto Giovannardi e si trova collocata appunto nel mondo delle riviste scientifiche in quanto presenta articoli in lingua inglese e in lingua italiana, ha avuto una serie di riconoscimenti internazionali e rappresenta da tanti anni un punto di riferimento per tutti i tecnici del settore. Edes tra l'altro è lieta di riservare i suoi investimenti pubblicitari a questa rivista perché riteniamo che abbia veramente negli anni contribuito e stia tuttora contribuendo alla diffusione corretta della cultura antisismica. Bene, io per il momento ho terminato, vi do un appuntamento alla prossima occasione, speriamo sia prima possibile e arrivederci e buon lavoro.